Università Telematica Pegaso, Avellino. 10 corsi di laurea, 130 master, 9 accademie. Università Telematica Pegaso, Lina Ligurini, Avellino, 0825 738 42. Sportivo Enzo De Vito, eccolo qui, siamo in diretta, direttore. Allora, una partita purtroppo scippata per l'ennesimo episodio arbitrale inventato. Vabbè, innanzitutto è stata una partita giocata bene, interpretata meglio, soprattutto una partita che dà risposte a tutti quanti. Ci tenevamo a dimostrare che eravamo una squadra ottima anche in trasferta, l'avete visto tutti. L'ho detto a un suo collega prima, la ciliegina sulla torta, non per colpa nostra ma per qualche altra cosa non è stata messa. Dispiace, penso che merita la città, la società, maggiore rispetto nei confronti di dati oggettivi. Non parliamo di recriminazioni subdole o recriminazioni oggettive, ma ci sono i video e le immagini che danno, insomma, maggiore ampiezza e maggiore forza a quello che sto dicendo. Dispiace, però ripeto, oggi era fondamentale la risposta che i ragazzi devono mettere in un campo difficile. Non venire, erano anni che non riusciamo a fare i punti, e nei confronti di una squadra che davvero una squadra di qualità, questo Perugia. Parleremo successivamente della prestazione, perché ha fatto bene, abbiamo rimarcato anche noi il carattere dimostrato dall'Avellino quest'oggi, però la sensazione purtroppo che abbiamo avuto noi dalla tribuna, che il signor Lapenna non vedesse l'ora di assegnare un rigore, forse anche da parte nostra ci vorrebbe un po' più di malizia, perché i giocatori del Perugia hanno protestato praticamente per tutto il secondo tempo. Insomma, ci vuole malizia, ma noi facciamo i professionisti, non facciamo i tuffatori, non facciamo altro. I nostri ragazzi sono persone per bene, persone serie, e sicuramente, ecco, se dobbiamo dirla tutta, c'era anche una doppia ammonizione su Cerri per una simulazione, cosa che nei nostri confronti avviene. C'è tanto da dire stasera, io mi auguro che ci sia tanta buona fede, però dispiace perché giochiamo male, veniamo sbeffeggiati, veniamo mortificati, giustamente. Giochiamo bene e quindi c'è qualcosa che non va, però io a nome della proprietà, a nome dei ragazzi, a nome di tutti, chiedo maggiore attenzione e soprattutto chiedo che si possa, insomma, assistere in maniera più, forse non so, più tranquilla a partite dove oggi onestamente ne abbiamo viste di troppo e di tutti i colori. Oggi ci si attendeva una risposta da parte della squadra e c'è stata, per come si è approcciata la partita, ma più generale per tutti i 90 minuti. Era questa la risposta che voleva la tifoseria biancoverde dopo il duro comunicato che c'era stato in settimana? No, ma i tifosi non possiamo assolutamente dire nulla, dobbiamo solo lavorare. A volte vengo in un certo senso criticato, ma io non, che la società non mette la faccia, la società non deve mettere la faccia, la società deve mettere gli attributi e deve mettere altro. La faccia si mette stasera, la mettiamo, facciamo contenti chi vuole la faccia, ma non sono neppure belle facce le nostre. Noi dobbiamo lavorare e dobbiamo soprattutto agire e parlare poco in questa settimana brutta, perché comunque i comunicati fanno male, ma se sono da pungolo ben vengano i comunicati. Quindi noi dobbiamo agire, non dobbiamo chiacchierare. Per quanto mi riguarda, io meno chiacchiero e meglio è. Poi è naturale che quando c'è da parlare, come questa sera, dobbiamo focalizzare episodi poco oggettivamente poco a favore dell'Avellino, ce la mettiamo. Noi possiamo dire sempre le stesse cose. Il presidente, il direttore generale, tutti hanno chiesto alla squadra di mettere gli attributi e dimostrare alla provincia, alla città, a tutti i tifosi che soffrono, lo so che soffrono, che dovevamo cambiare registro e non potevamo diventare quello che per qualche partita siamo stati, perché oggettivamente, tranne Parma, l'Avellino ha sempre buttato tra virgolette il sangue. È naturale, non abbiamo fatto nulla, assolutamente nulla, però fa piacere ripartire alla grande come abbiamo fatto stasera. Direttore, l'ultimissima battuta, perché ovviamente deve scappare. Abbiamo detto che la prestazione di oggi ha convinto, purtroppo non è arrivata l'intera posta in palio, però con questa gara, con questa prestazione ci siamo tolti definitivamente quella paura, quell'ansia che è scaturita dopo quei beffardi 18 minuti nel derby con la Salernitana. Sì, è dura digerirla da tutti quanti, io sono tifoso, quindi pensate, insomma, non è facile, però dobbiamo ripartire, ma già eravamo ripartiti con la Provercelli e dobbiamo capire che c'è tanta strada da fare. Questo è un punto di partenza, guai assolutamente a pensare di essere arrivati, non siamo arrivati da nessuna parte. Oggi la squadra tutta quanta ha reagito in un campo molto molto difficile e spero possa essere un punto di partenza e un punto d'arrivo, perché la strada è lunga, la Serie B è molto lunga e oggi
sicuramente va anche riconosciuto al mister della sua città questa, diciamo, un plauso, perché ha preparato questa partita alla grande. Noi gli stiamo sempre vicino perché, l'ho detto in tempi non sospetti, è il nostro faro, e quindi oggi merita la scena lui, perché nella sua Perugia ha fatto una grande e bella figura.